Ecco qui un altro posto segno della precarizzazione del lavoro. Qui a Villa Sandra, le bandiere dei sindacati che ormai non contano una merita ceppa. Vabbè, comunque, quello che volevo dire è stasera abbiamo suonato country per una ventina di minuti, è stata un'esibizione a titolo gratuito. Con l'armonica, io ho suonato la mia Ally Benton TE90, veramente figa. Ragazzi, per questo tempo di musica, uno mi ha detto: ma dovete suonare la chitarra acustica? Vabbè, ma ragazzi, la chitarra acustica l'ho suonata l'altra volta, ma quando ci devo mettere un pick up sopra e accompagnarlo, e già diventa una chitarra elettrica. Ci metto un piezo, non mi piace il piezo. Devo mettere un bel microfono davanti, però non mi posso muovere tanto. E poi i tecnici del suono aborriscono con la paura di un ritorno. Tanto i volumi sono quelli che sono, cioè esagerati. E quindi vaffanculo e porto la chitarra elettrica. Oltretutto questa Telecaster con i pickup tipo Filter Tones. Per questo tipo di musica è veramente azzeccata, secondo me, non è che non si può fare qualsiasi cosa, figure si può fare con qualsiasi chitarra. Però vi dico io che il gusto di andare oltre gli stereotipi, no? Cioè, infatti c'era comunque uno dietro a me con una Martin, bellissima chitarra. A parte le Martin col Cutaway, non le sopporto proprio. Però poi me lo non so che sistema di amplificazione ha la Martin Aura, non so quello che vi pare, ma per quello che ho sentito può essere una chitarra da 350 euro in quel contesto con quell'amplificazione. Secondo me, dirò una cazzata, però secondo me, con poi amplificata su un Pivi. Che uno da chitarra elettrica, ragazzi, ma se deve essere amplificato con una cassa e un amplificatore per chitarra elettrica, mi porto la chitarra elettrica che suona benissimo in quel modo. Ma se mi porto una chitarra acustica, io voglio un cazzo di microfono davanti, voglio un volume che è la metà di quello che è, e gente che è disposta a sentire musica a volumi umani. Chiaro? Perché la chitarra elettrica è stata inventata proprio per suonare in locali rumorosi. Ora, mo hanno reinventato sto cazzo di Bieso negli anni 80 e quindi è ritornata e ricicciata. E io sono un grande rispetto per la chitarra acustica, sono più un chitarrista acustico che elettrico, se si usa la parola chitarrista per me. Sono più uno che suona la chitarra acustica che quella elettrica. Però non ho la puzza sotto al naso e non credo negli stereotipi. La chitarra acustica elettrica è nata per il country. La Telecaster è nata per, diciamo, far suonare ai chitarristi quel tipo di suono che si sentiva di solito con una steel guitar. Quindi non diciamo cazzate. Questo penso io. Non diciamo cazzate. L'altra volta ho suonato la chitarra acustica, che era una chitarra a doppio zero, non una farina, una chitarra a doppio zero, e mi è piaciuto. Però il mondo è bello perché è vario. Oddio, è anche vero, uno si crea un'identità suonando la stessa chitarra, facendo lo stesso genere, è anche vero questo. Si può dire sempre tutto e il contrario di tutto. Basta con una persona che è tirchia, un altro la chiama parsimonioso, una persona che spende soldi per uno spinaccione, per l'altro una persona generosa. È tutta una questione, no? Di quali aggettivi usare e cosa. Comunque io dico questo. Stasera non è stato quel gran successo, nonostante fossimo un gruppo d'armonicisti.
Ma è anche vero che era un pubblico non venuto specificamente per quella cosa, che si è beccato mezz'ora di disco music, per carità, anni 70, però che ne so, è un tipo di musica che non rende molto dal vivo, perché in fondo ti senti i dischi, non ci sono tante variazioni, no? È un compitino, uno fa. La nostra musica è strettamente personale, cioè io mentre suono certe volte sarà un difetto, nel senso che so io che cazzo sto a fare, decido io, in modo improvviso come accompagno è leggermente improvvisato, lo prendo qui, sto accordo, prendo là, faccio uno stacco qui, faccio uno stacco là, ovviamente la persona che suona l'armonica non aveva provato con me, quindi si vedeva, però cazzo. Non è che davanti a noi o dietro di noi c'erano questi. Cioè, il gruppo che faceva musica anni 70, non c'è niente da dire, però visto una volta l'ha visto tutti. Cioè, questo ho avuto questa impressione, eh. Quello che ha suonato la chitarra l'ho sentito troppo poco, però sinceramente quando io sento una Martin. Vedo la macchina, mi aspetto grandi cose, grandi chitarre, grandi oneri. Chiaro, io in fondo mi sono presentato con una Harley Benton. Harley Benton che peraltro di cui parlano bene tutti, quindi non è che. Ecco qua. Comunque dopo continuerò questo video. A casa. Vabbè, arrivederci.